Pace del Signore, amici, fratelli e sorelle, voglio condividervi un salmo, il Salmo 64, che commenterò. E ho messo come titolo a questo salmo Il terrore del nemico. Gloria a Dio, gloria al Signore. In questo salmo Davide innalza un lamento verso Dio. Egli teme l'attacco del nemico e invoca il Signore, dicendogli così, gridando a lui così: preserva la mia vita dal terrore del nemico. Gloria a Dio. Contro Davide c'è una guerra che ha la sua origine certamente in Satana, perché lui, è vero, è il nostro primo nemico, il nostro avversario. Infatti in Efesini capitolo 6, al verso 12, l'Apostolo Paolo scrive così: infatti la nostra guerra non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Gloria a Dio. È vero, il nostro combattimento è spirituale, ma è anche vero che sono le forze spirituali malefiche che istigano gli uomini che non camminano nel timore di Dio, è vero, a fare la volontà di Satana. E ciò al fine di ostacolare ed eliminare i servi di Dio, impedire loro che compiano le sue opere. Ecco perché Davide, è vero, manda un lamento verso Dio e chiede di essere preservato dal maligno. Gloria a Dio. Leggiamo al verso 1 di questo Salmo 64. Vediamo Davide che manda questo lamento verso il Signore, dice così: o Dio, ascolta la mia voce nel mio lamento, guarda. Questo guarda possiamo anche leggerlo preserva. Preserva la mia vita dallo spavento del nemico, mettimi al coperto, quindi sempre preservami dalle trame dei maligni, dalla turba degli operatori di iniquità. Gloria a Dio, gloria al Signore. Abbiamo un verso molto confortante per noi, è vero, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, al verso 15, vediamo che Gesù, in questa preghiera, la cosiddetta preghiera sacerdotale, ecco, lui prega il Padre per i suoi discepoli, dicendo così: Padre, non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Non dobbiamo dunque avere timore del diavolo. Esso, è vero, ordisce macchinazioni contro di noi per bloccarci e farci indietreggiare dall'opera di Dio. Ma noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vegliare e perseverare nella fede, avendo fiducia che questa preghiera di Gesù, questa preghiera sacerdotale, è stata esaudita. Amen. Il nemico non ci può toccare. Gesù l'ha vinto alla croce e il Padre ha gli occhi su di noi, sempre su di noi. Egli vigila sulla nostra vita perché sia preservata dalle insidie del diavolo. Gloria a Dio. Nei versi seguenti vediamo ciò che è capace Satana di fare attraverso uomini malvagi che, circuiti dalle sue seduzioni, si scagliano contro i santi di Dio. Davide contro di loro fa questa supplica a Dio. Leggiamo dal verso 2: mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli intrighi dei malfattori. Hanno affilato la loro lingua come spada
e hanno scagliato come frecce parole amare per colpire di nascosto l'uomo integro. Lo colpiscono all'improvviso e non hanno paura. Si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia, si accordano per camuffare tranelli e dicono: chi se ne accorgerà? Meditano pensieri malvagi e dicono: abbiamo attuato il nostro piano. I sentimenti e il cuore dell'uomo sono un abisso. Gloria a Dio. Davide quindi continua il Salmo essendo sicuro che Dio interverrà in suo favore. Continuiamo a leggere dal verso 7. Ma Dio scaglierà le sue frecce contro di loro e all'improvviso saranno coperti di ferite, saranno abbattuti e il male causato dalle proprie lingue ricadrà su di loro. Chiunque li vedrà scrollerà il capo. Allora tutti gli uomini temeranno, racconteranno l'opera di Dio e comprenderanno ciò che egli ha fatto. Il giusto esulterà nel Signore e cercherà rifugio in Lui. Tutti i retti di cuore si glorieranno. Gloria a Dio, gloria al Signore. Egli è vero, ci libera dai piani del diavolo. Davide ha questa sicurezza che ha la sua conferma nella parola di Dio. Leggiamo per finire Isaia 54 al verso 17. Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Amen. Che il Signore ci benedica.